cui faccio riferimento è Ad Maiora Semper, che letteralmente significa verso cose più grandi, proprio perché è quello che mi auguro nella vita. Della mia laurea mi piace innanzitutto il fatto che offro una preparazione multidisciplinare. Amo avere una visione completa di tutti gli argomenti affrontati in aula. Ad esempio, quando studiamo le differenti patologie, cerchiamo di indagare e capire quali possano essere le differenti cure farmacologiche. Inoltre mi piace anche il lato pratico, perché passiamo tanto tempo in laboratorio e questo mi dà la possibilità di potermi mettere in gioco. Per me le biotecnologie mediche e farmaceutiche sono sinonimo di innovazione, ricerca, ma soprattutto prevenzione. L'hobby che ho sempre praticato è la danza, infatti ballo da quando ho 4 anni. L'amo in tutti i suoi generi, ma un posto nel mio cuore in particolare lo ha la danza classica. Ti dà disciplina e ti insegna precisione e memorizzazione. Sono varie le cose che mi piacerebbe poter fare e realizzare quest'anno. Innanzitutto, dopo la laurea, mi piacerebbe poter fare un'esperienza lavorativa all'interno di un'azienda farmaceutica. Di conseguenza, poter ottenere indipendenza e autonomia. Inoltre non escludo l'idea di poter iniziare un master di secondo livello, in maniera tale da poter specializzarmi sempre di più nell'ambito delle biotecnologie. Il lavoro dei miei sogni sarebbe quello di poter fondare una startup biotecnologica, avente l'obiettivo lo sviluppo dei farmaci, per quanto riguarda tutte quelle patologie che purtroppo ancora al giorno d'oggi non presentano una cura. Appena ho saputo di aver vinto la borsa di studio con la Fondazione Don Te, oltre che commossa e sorpresa, mi sono sentita soprattutto orgogliosa e anche valorizzata, proprio perché sono stata scelta tra tanti candidati.